l'Università della Terza Età di Trani e di molti convenuti in biblioteca si sono immersi nell'atmosfera delle festività natalizie con il recital Canto di Natale, una lettura degli scritti di Charles Dickens alternati da musiche e canti tradizionali. Tanta la soddisfazione della professoressa Mina Leuci, ideatrice e regista della riuscitissima serata promossa dalla Uni3 con l'assessorato alle culture di Trani e la collaborazione della biblioteca comunale. È andata al di là di ogni aspettativa, nel senso che ovviamente noi non siamo, i soci non sono attori professionisti, ma ci siamo impegnati, sono stati felicissimi di partecipare, anche perché dopo 2 anni di veramente stasi totale, questo evento li ha messi in gioco. Si sono messi tantissimo in gioco e la cosa fondamentale è che siamo riusciti a fare il contrario del solito, cioè stasera i nipoti sono venuti a vedere i nonni fare la recita di Natale. È stata vincente la scelta del connubio tra le parole di Dickens e la musica. Esattamente, perché l'idea è stata proprio questa, valorizzare il coro dell'Uni3 che esiste stabilmente proprio come corso, più abbiamo appunto nel corso di letteratura che io appunto seguo, abbiamo pensato di mettere in scena un'opera diciamo molto famosa e così i soci hanno anche conosciuto le parole di Dickens. L'Uni3 veramente siamo una famiglia, perché siamo dei professori che si mettono in gioco, che volontari, molti di noi sono volontari e andiamo lì e troviamo una famiglia e troviamo gente che vuole imparare. Ovviamente tutti i professori, i docenti sono persone straordinarie perché regaliamo il nostro tempo, ma non è un regalo lo facciamo anche a noi, perché ogni volta che si va all'Uni3 e si ha contatto con queste persone, veramente torniamo a casa più arricchiti.